bene, grazie. Allora, questo incontro stasera è una collaborazione che c'è fra il gruppo Astrofili Savonesi, che ben conoscete, che ci ospita, e l'associazione Polaris di Genova, che per chi non conosce è un'associazione che è molto attiva nel campo della divulgazione, nell'ambito prevalentemente genovese, però visto che nel nostro nome abbiamo messo Ligure, non disdegniamo collaborazioni anche al di fuori della provincia. Teniamo diversi corsi, serate di osservazione, conferenze pubbliche, attività di questo genere, per cui con gli amici appunto di Savona è venuta la voglia di fare uno scambio di conferenze e quindi proporre una parte delle nostre attività anche qui, in modo da rinsaldare l'amicizia e la collaborazione. L'argomento che era stato chiesto era un argomento a scelta, quindi mi hanno detto di parlare di un argomento che poteva essere di interesse, e allora ho scelto questo qui degli oceani del Sistema Solare perché è un argomento, come si diceva prima, molto interessante e ci riserva alcune sorprese che vedremo piano piano nel corso di questa conferenza. Per cui entriamo, ci sarà una parte che forse può essere, lo dico subito, per qualcuno potrebbe sembrare forse un po' tecnica, però diciamo che sono cose che, se non vengono comprese del tutto, ci permettono comunque di andare avanti e di seguire l'andamento della conferenza. Quindi se qualche volta vedete qualcosa, soprattutto nella prima parte, che è un pochino più tecnico, non spaventatevi. Si può arrivare fino in fondo senza grossi problemi. Allora, l'acqua, lo sappiamo, è l'elemento principale della vita, e noi però stasera la cerchiamo non tanto come correlata, come sorgente della vita, ma andiamo a vedere un po' nell'universo e soprattutto nel Sistema Solare dov'è che potremmo incontrarla. L'acqua è un elemento estremamente diffuso, lo sappiamo, veniamo appunto da giornate di pioggia, siamo in riva al mare e quindi abbiamo confidenza con l'acqua. È formata da idrogeno e ossigeno, che sono l'idrogeno l'elemento più abbondante in tutto l'universo, l'ossigeno non è così abbondante come l'idrogeno, ma comunque molto diffuso. Quindi anche nelle nubi interstellari, quando vediamo le fotografie delle nebulose nella galassia, molte fotografie che magari avrete visto proprio degli amici qui del GAS, che sono molto bravi a fare queste fotografie, in queste nebulose c'è tanto idrogeno, c'è tanto elio, ma c'è anche acqua. E l'acqua, al giorno d'oggi è stata individuata con i telescopi che ci sono, tipo il telescopio spaziale o altri telescopi molto grandi a terra, è stata individuata in alcuni dischi protoplanetari che ci sono, che sono stati studiati. Sono quelle formazioni dove c'è una stella nascente, dove c'è ancora parecchia polvere, parecchio gas che non si sono ancora formati, non hanno ancora dato origine a un pianeta o a una stella. Comunque ci sono embrioni di stelle e di pianeti, e in queste nubi è stato misurata la presenza dell'acqua. Quindi l'acqua noi la conosciamo sulla Terra e vediamo che non è però solo la Terra ad avere acqua, cioè, ce n'è un po' in giro nell'universo, nella nostra galassia e in altri sistemi stellari. Una cosa che è un po' forse inaspettata, perché per noi l'acqua è un elemento comune, basta aprire il rubinetto di casa e troviamo l'acqua, no? Però l'acqua, che è così abbondante sulla superficie terrestre, in realtà costituisce una minima parte della massa di tutta la Terra. Se noi guardiamo, qui ci sono i numeri,
L'acqua praticamente si trova in forma liquida sulla superficie, appunto i mari, i laghi o in forma solida nei ghiacciai, cose del genere. Però in percentuale è una parte minima della massa della Terra. Vedete che è appena lo 0,028% della massa della Terra. Quindi questo elemento che a noi sorprende l'idea forse che l'acqua sia così rara, in realtà per noi è familiare perché ce n'è tanta sulla crosta, proprio sulla superficie, ma in realtà se noi prendiamo l'intera massa della Terra, l'acqua è una frazione molto piccola. Una cosa che invece è interessante è che l'acqua che noi vediamo, appunto, degli oceani, delle piogge, dei laghi, dei fiumi, è una parte solo dell'acqua presente sulla Terra, nella Terra, meglio. Perché, secondo le stime dei geologi, la gran parte dell'acqua si trova sottoterra, ma in profondità, nel mantello terrestre. E a seconda degli studi e delle varie teorie che sono state sviluppate, si ritiene che l'acqua presente nel mantello terrestre sia fra 4 e 10 volte più abbondante di quella della crosta terrestre. Nella migliore delle ipotesi, diciamo comunque, la quantità d'acqua di tutta la Terra è fra lo 0,1 e lo 0,3% dell'intera massa, quindi comunque una frazione molto piccola. La cosa curiosa è appunto pensare che l'acqua che ha un suo ciclo, come noi conosciamo dagli oceani, i mari, le piogge, eccetera, ha un altro ciclo che per noi è meno evidente, che è quello di un rinnovamento continuo, quindi c'è acqua che scende nelle profondità del mantello terrestre e acqua che ne emerge attraverso l'attività dei vulcani, quindi l'acqua che noi beviamo oggi non è la stessa acqua che hanno bevuto i dinosauri, per intenderci, cioè nel corso del tempo l'acqua scende in profondità e si rinnova, quindi c'è questo ciclo che è molto, molto più lungo e praticamente fa sì che la maggior parte dell'acqua che noi abbiamo sia in realtà sottoterra, è a noi invisibile. Questa è una fotografia recente, proprio di pochi giorni fa, ripresa dalla stazione spaziale. Diciamo che l'acqua per noi, appunto, è un elemento molto, molto noto. Questa qui è appunto l'Italia ripresa dalla stazione spaziale. Questa è la costa Ligure con le montagne innevate. E quindi mi è piaciuto perché è una foto proprio recente che ci dice: questa qui è la costa della Toscana, il Lazio, la Sardegna. E quindi ci dice che per noi l'acqua è un elemento familiare. Poi, vi dicevo, veniamo da giornate di pioggia, siamo in riva al mare, ben sappiamo che l'acqua è un elemento ben presente sulla Terra. Però ci sono, e lo sappiamo bene dalle riprese delle sonde che sono andate a studiare gli altri pianeti, ci sono segni evidenti di acqua o in passato o presente in varie forme, prevalentemente come forma di ghiaccio, su Marte, su Venere e in abbondanza sulle comete, dentro le comete e anche all'interno degli asteroidi. Questa è una foto di Marte ripresa da una delle varie sonde e ci sono evidenti segni di fiumi e quindi acqua liquida che ha scavato dei letti di fiumi, ha formato dei laghi e così via. Che l'acqua su un pianeta come Marte ci sia oggi in forma di ghiaccio, ma che ci sia stata in passato, lo sappiamo da più di 40 anni. Sicuramente dalle missioni Viking del 76 che hanno ripreso la brina principalmente di anidride carbonica, ma in parte anche di ghiaccio di acqua che si formava sulla superficie di Marte, e poi riprendendole da
dall'alto abbiamo appunto queste ragnatele, questi segni di letti di fiumi e quindi pozze di acqua che sono prosciugate, laghi, stagni e cose del genere. Su Marte, beh, lo sappiamo, ci sono molte missioni che sono anche in corso, quindi abbiamo una certa familiarità a sapere e a ritenere che ci sia stata almeno in passato acqua. Meno noto è che anche Venere, che oggi è totalmente prosciugato, totalmente secco come pianeta, ha una temperatura superficiale di oltre 400 gradi, però in passato molto probabilmente aveva molta acqua liquida. Per esempio, questa qui è una ricostruzione di come poteva forse apparire in origine, Venere, alcune terre emerse circondate da grandi oceani che poi nel tempo si sono prosciugati proprio perché la temperatura era molto alta, l'atmosfera molto densa e quindi oggi non troviamo acqua in stato liquido su Venere. Se andiamo indietro, che è importante sapere come si è formato il sistema solare, se andiamo indietro vediamo che il sistema solare si è formato da una nube di prevalentemente gas, idrogeno, elio, ma anche altri gas che sono quelli che poi prevalentemente hanno costituito i pianeti, metalli, polveri e via dicendo. La cosa che è importante nella formazione del sistema solare è che l'acqua nella regione interna del sistema solare, diciamo, se n'è andata via molto velocemente. Se n'è andata via molto velocemente perché il Sole che si stava formando era già abbastanza caldo, quindi da riscaldare la zona più interna dove si sono formati i pianeti rocciosi e quindi lì l'acqua se n'è andata in tempi molto rapidi. Tutto questo gli astronomi lo dicono in termini ovviamente di grafici, di calcoli, però dicono che i pianeti rocciosi, quindi quelli fino a Marte, si sono formati all'interno di quella che viene chiamata la linea della neve, cioè la zona interna del sistema solare era molto calda, relativamente calda, perché era vicino al Sole e quindi i pianeti in quella zona in cui si sono formati, la temperatura era superiore alla temperatura che permette di avere il ghiaccio solido, il ghiaccio evaporava e i venti che metteva al sole hanno spazzato molto rapidamente l'acqua, che a quel punto era in forma di vapore, l'hanno spazzata molto rapidamente verso l'esterno del sistema solare. Quindi Venere, Mercurio, la Terra e Marte si sono formati in una regione dove acqua praticamente non ce n'era. L'acqua è stata spazzata via e invece è rimasta in grande abbondanza nella regione più esterna, dove si sono formati i pianeti gassosi, i pianeti giganti. E oggi lo vediamo e lo vedremo fra poco nei satelliti dei pianeti. Però a questo punto viene da chiedersi come mai oggi vediamo così tanta acqua, percentualmente poca, però ne vediamo abbastanza sulla superficie della Terra. E questo è una domanda che i vari astronomi si sono posti nel tempo e oggi forse abbiamo una risposta. La risposta viene dalla fine degli anni 70, inizio anni 80, a seguito delle missioni Apollo che hanno portato i campioni lunari sulla Terra. Ho messo questa che è una foto di John Young nell'Apollo 16 perché è morto recentemente, però è stato uno dei più importanti astronauti che ci siano stati nel team della NASA. Quindi una delle sue missioni ha portato a terra molti campioni da analizzare, quindi mi piaceva mettere
il ricordo di John Young. Dall'analisi di queste rocce, che sono state prelevate in diversi punti della Luna, perché le missioni sono state diverse in punti diversi e scelti opportunamente, si è capito che, diciamo, in un certo periodo c'è stato una grossa quantità di impatti sulla Luna, impatti di comete e asteroidi. Quindi c'è stato un periodo abbastanza concentrato di alcune centinaia di milioni di anni in cui la Luna è stata letteralmente bombardata. Viene chiamato inizialmente cataclisma lunare, oggi viene chiamato dagli astronomi il grande bombardamento tardivo, cioè dopo che il sistema solare si era grosso modo formato, i pianeti si erano formati e quindi anche la Luna, c'è stato un grosso bombardamento per circa 200 milioni di anni, in cui, sì, che in effetti sono abbastanza pochi su scala astronomica, è un tempo lungo per noi, in cui ci sono stati tantissimi impatti che hanno generato molti crateri, hanno generato anche il rimodellamento della superficie, in cui molte parti si sono fuse e quindi sono proprio rimodellata gran parte della superficie della Luna. Siccome abbiamo queste misure fatte sulla Luna, è evidente che se questo grande bombardamento tardivo è successo sulla Luna, necessariamente è successo anche sulla Terra. Noi oggi non abbiamo le evidenze come sulla Luna, perché non abbiamo i crateri, perché ovviamente sulla Terra l'attività geologica, l'attività, le piogge, i venti cancellano nel tempo tutti i crateri, mentre sulla Luna, non essendoci atmosfera, rimangono. Però questo è stato quindi uno studio che ha cercato di ricostruire, capire come mai, che cosa poteva aver scatenato tutto questo. Dallo studio di alcune tipi di rocce e alcuni tipi di meteoriti anche che sono state rilevate sulla Terra, di cui si sa la provenienza appunto lunare, si è capito che intorno a 3,9 miliardi di anni fa fino a 4,1, quindi circa 200 milioni di anni, c'è stato questo forte bombardamento. Oggi abbiamo un modello che è stato studiato a Nizza da alcuni astronomi, fra cui appunto alcuni anche italiani, che riconduce questo a un momento di instabilità nella zona esterna del Sistema Solare, cioè quella regione esterna a tutti i pianeti, che al di là delle orbite dei pianeti giganti, in cui si erano formati grandi quantità di, grazie alla quantità di ghiaccio, si erano formati molti nuclei di comete e quindi anche asteroidi ghiacciati di una certa dimensione, a un certo punto ha subito, a seguito di una instabilità gravitazionale, quella che viene chiamata una risonanza, ha subito un'instabilità per cui questa regione ha iniziato a essere spazzata via e i corpi ghiacciati che ne facevano parte sono precipitati in varie zone del sistema solare e fra cui anche molti nella regione più interna dove appunto c'erano la Luna, la Terra e i pianeti rocciosi. Adesso faccio una piccola parentesi che è quella un pochino più tecnica, però poi andiamo su argomenti più discorsivi. Su questo studio, diciamo, ci sono alcune questioni. Uno è che sulla Terra esistono degli zirconi che si formano in presenza di acqua liquida e sono datati oltre 4 miliardi di anni.
Quindi questo bombardamento tardivo che è avvenuto, tardivo perché il sistema solare si è formato circa 4,65 miliardi di anni fa. Quindi il bombardamento è avvenuto circa 4 miliardi di anni fa, quindi circa 600-700 milioni di anni dopo che il sistema si era formato. Però sulla Terra c'era già l'acqua liquida in precedenza, quindi l'acqua che veniva portata da questi corpi ghiacciati in realtà era già presente sulla Terra, quindi sicuramente l'acqua non proviene esclusivamente da questi corpi ghiacciati. Poi c'è una questione un po' tecnica. L'acqua non è tutta uguale. Cioè, e viene formata, come dicevamo inizialmente, dall'idrogeno e l'ossigeno. E l'idrogeno che c'è nell'universo è sostanzialmente di due tipi. Lo vediamo in questa qui. Cioè, normalmente la stragrande maggioranza dell'idrogeno è formato da un nucleo con un protone e un elettrone che gli orbita intorno. Una piccola quantità di idrogeno in realtà ha un nucleo che è leggermente diverso. È sempre idrogeno, chimicamente si comporta nella stessa maniera, però ha un protone e un neutrone. Il neutrone è neutro, quindi non altera la carica del nucleo, però questo deuterio è una piccola parte dell'idrogeno, una parte molto piccola. Per esempio, sulla Terra, per ogni milione di atomi di idrogeno classico, con un protone e un elettrone solo, 156 sono invece fatti del secondo tipo, quindi una parte molto piccola. Però questo ci aiuta a studiare il tipo di acqua. Oggi abbiamo studiato anche diversi asteroidi, abbiamo studiato diverse comete e se mettiamo in un grafico vediamo che la quantità di questo deuterio, questo idrogeno più pesante, presente nella nebulosa da cui si è formato il sistema solare è molto più bassa di quella attuale della Terra. Ma soprattutto se confrontiamo la quantità di questo deuterio presente nell'acqua terrestre, vediamo che è minore di quello presente nelle comete, soprattutto quelle che vengono da lontano, dalla nube di Oort che è al di là dell'orbita di Nettuno. Quindi, quando si diceva questo bombardamento tardivo è quello che ha portato l'acqua sulla Terra, oggi vediamo che probabilmente ne ha portata, però ne ha portato solo una piccola parte, perché l'acqua contenuta in queste comete, che quindi vengono da quella regione, è molto diversa dall'acqua che abbiamo sulla Terra. Circa il doppio, la quantità di deuterio contenuta è circa il doppio. Qui ci sono le condriti. Le condriti sono meteoriti che noi ritroviamo a terra di diverso tipo, vengono principalmente dalla fascia degli asteroidi. Ce ne sono diversi tipi, quelle che contengono più o meno ferro, che contengono più o meno silicati, eccetera. Ce n'è un tipo particolare, per esempio le condriti carbonacee, che hanno composti carboniosi al loro interno, trasportano una certa quantità di acqua. E l'acqua che troviamo nelle condriti, principalmente nelle condriti carbonacee, ma anche in piccola parte nelle altre tipi di meteoriti, è molto simile invece a quella che troviamo sulla Terra. Ora, una cosa che ho fatto, ho portato una cosa, chiedo che poi ritorni indietro, ho portato un esempio di una condrite, cioè un frammento che viene direttamente dalla fascia degli asteroidi. Questa qui non è una condrite carbonacea, è una condrite ordinaria, però questa qui, ecco, se volete vedere com'è fatta,
pezzetti piccoli, in realtà sembra proprio un sassolino, però studiandola si vede che questa qui ha alcune caratteristiche particolari e questa qui viene dalla regione esterna a noi, viene dalla fascia degli asteroidi, molto probabilmente non ha mai fatto parte di un corpo grande, sicuramente non ha fatto parte di un pianeta, al massimo ha fatto parte di qualche asteroide di dimensioni piuttosto piccole. Quindi partiamo dalla prima fila. Quella lì è una, questa qui è stesso tipo di condrite, stessa caduta, però è una sezione, è stata tagliata per poterla studiare al microscopio. Sempre la stessa. Praticamente no, ci sono le varie categorie. In prima battuta, diciamo, forse era nata come distanza dal Sole, perché qui c'è Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e Encelado è in linea con Saturno. Ci sono le condriti che vengono dalla fascia degli asteroidi, la Terra. Quindi, mentre hanno messo le comete della nube di Oort più avanti, però poi quelle della famiglia di Giove che hanno un tenore di deuterio simile l'hanno messe dopo, sono più vicine, l'hanno messe dopo. Diciamo che non è indicativo, diciamo, della distanza, è solo per mettere la classificazione. Quindi diciamo che l'acqua, abbiamo visto, non è tutta uguale. Chi ritiene diciamo che l'acqua provenga tutta da urti successivi del grande bombardamento tardivo, in realtà vede che i conti non tornano esattamente. Invece, se si ritiene appunto che dalle misure che abbiamo l'acqua proviene più dalla fascia degli asteroidi, viene dalla fascia degli asteroidi, si sono fatti dei conti, si deduce che la fascia degli asteroidi probabilmente doveva avere una quantità di massa almeno 10 volte la massa attuale, perché altrimenti non sarebbe stata in grado di portare abbastanza acqua sulla Terra. Probabilmente anche di più, perché il rapporto è stato fatto ipotizzando che le condriti provenienti da quella regione avessero il 10% di acqua, quindi si vede quanta massa dovrebbero aver trasportato. Quindi comunque la fascia degli asteroidi, da quando si è formata la Terra, si è completamente svuotata. Oggi ne vediamo molti asteroidi, ma ce n'è una quantità minima rispetto a quella che c'era in origine. I segni di acqua più evidenti oggi li abbiamo al di fuori della Terra, li abbiamo quindi tutti nella regione più esterna del sistema solare, diciamo dall'orbita di Giove in avanti. Non nei pianeti, perché i pianeti sono gassosi, però ce l'abbiamo nei loro satelliti, che sono estremamente interessanti da questo punto di vista. Partiamo da Europa. Adesso facciamo una carrellata di alcuni di questi satelliti. Europa è un satellite molto grosso. Vedete, la Luna ha un diametro di 3.400 km, Europa 3.120. Quindi è un satellite grosso più o meno come la Luna. Ha una buona densità, la Luna 3,34, la densità è 3,0, quindi diciamo è costituito in parte di rocce e in parte di ghiaccio. La sua superficie è tutta ghiacciata e solcata da varie striature. Ci sono pochi crateri. Il fatto che ci siano pochi crateri vuol dire che nel tempo la superficie si è rinnovata. Ora, la Luna, che noi conosciamo bene, è
disseminata di crateri, perché quando c'è un impatto non c'è niente che cancelli il cratere. Il fatto che sulla superficie di Europa non troviamo praticamente crateri vuol dire che nel tempo c'è qualche processo che cancella questi crateri e quindi rinnova la superficie. Queste sono le immagini che avevamo dalla Voyager 2, queste più recenti dalla Galileo, che è rimasta in orbita intorno a Giove diversi anni. Questo qui è il meglio che avevamo a metà degli anni 70 con le missioni Pioneer. Vedete che le foto di Europa sono nettamente di qualità peggiore rispetto a quella che abbiamo oggi. Quello era il meglio che si aveva all'epoca, oggi ne sappiamo per fortuna molto di più. La superficie, vi dicevo, è segnata da striature, da linee, da zone che sono, diciamo, più sporche, e quindi con le misure che si sono fatte, con le immagini che si sono riprese, si ritiene che ci sia uno strato di ghiaccio che ricopre il satellite, e all'interno, dove c'è la zona più internamente più calda, perché c'è una certa quantità di roccia, quindi sicuramente più caldo l'interno, in profondità dovrebbe esserci un oceano di acqua liquida. Queste sono alcune immagini di dettaglio della superficie fotografata dall'alto. Vedete che ci sono proprio formazioni di ghiaccio simili a quello che è il pack dei mari glaciali. Quindi sembrano proprio formazioni di placche che si formano in superficie a un oceano liquido. Queste sono tutta una serie di altri dettagli. Vedete che ci sono alcune zone che sembrano, sulla Terra si possono formare zone del genere proprio in corrispondenza magari di laghi che sono sommersi all'interno di un ghiacciaio. C'è qualche piccolo cratere qua e là. Ci sono zone invece dove sembra ci siano come dei geyser che diciamo sputano fuori sostanze o minerali che vengono dalla profondità e quindi sporcano il ghiaccio in superficie. Ci sono anche diverse missioni che si sono ipotizzate per andare a studiare l'oceano in profondità. Sono, diciamo, un po' avveniristiche, nel senso che ci potranno essere missioni, ma in un futuro abbastanza lontano, perché la crosta è piuttosto spessa, esattamente non si sa quanto, però c'è un'ipotesi che sia solo una trentina di chilometri, c'è chi pensa che possa essere anche più di 100 o 200 chilometri. Quindi andare a fare una perforazione di anche solo una trentina di chilometri in automatico lontano, insomma, è una cosa piuttosto ardita. In base agli effetti del campo magnetico che ci sono, si sa comunque che c'è un oceano, un mezzo conduttore all'interno, perché Giove ruota piuttosto velocemente, impiega appena 10 ore a fare un giro su se stesso, quindi ha un forte campo magnetico e quindi induce, proprio come se fosse un enorme calamita, induce dei campi magnetici, cioè delle correnti all'interno di questo satellite, e siccome si misura un campo indotto si capisce che devono esserci delle correnti, quindi se ci sono delle correnti elettriche deve esserci un mezzo conduttore. Si pensa appunto che in profondità, siccome è un satellite piuttosto grosso, ci possano essere ancora delle attività vulcaniche, perché se un satellite è molto grande, nel tempo c'è il decadimento radioattivo degli elementi che sono al suo interno, si genera calore ed è quello il motore del calore all'interno dei pianeti. Questo è un
un satellite molto più piccolo di un pianeta, però si pensa che possa aver conservato una certa quantità di calore. Se così fosse, un po' per gli effetti di marea che continuano a degli altri satelliti di Giove, principalmente Ganimede e Io, che sono abbastanza vicini, e potrebbero formarsi appunto attività vulcaniche o comunque zone calde in profondità, quindi avere delle rocce a contatto con questo oceano, e quindi si ritiene che potrebbero in qualche maniera esserci, se non altro, i presupposti per attività anche della vita. Ecco, nel momento in cui si parla di vita, diciamo che bisogna sempre fare molta attenzione. Diciamo che è un ambiente che potrebbe, in teoria, in qualche maniera. Qualcheduno, visto che siamo in ambito subito dopo il Pasqua, dice che la struttura di Europa è un po' quella di un uovo di Pasqua, cioè c'è una sorpresa dentro che è il nocciolo roccioso, c'è un oceano intorno e una crosta solida di ghiaccio, non di cioccolato. La cosa curiosa è che se si fanno le valutazioni del caso, ci si accorge che la quantità di acqua presente su Europa è almeno il doppio di tutta l'acqua presente sulla Terra. In questo disegno hanno rappresentato la dimensione di Europa confrontata con quella della Terra, in cui abbiamo ipotizzato di togliere tutta l'acqua e concentrarla in una grandissima goccia. E vedete che la stessa cosa fatta su Europa, ecco, la sfera di acqua, la goccia di acqua è più grossa su Europa rispetto a quella della Terra. Quindi per chi cerca degli oceani che sono ovviamente molto diversi dal nostro, però la quantità di acqua su questo, che in definitiva è solo un satellite di un pianeta, l'acqua presente è molta di più di quella presente sulla Terra. Ci sono possibili eruzioni che sono state viste proprio non di lava, ma eruzioni di depositi, cioè diciamo di acqua salmastra che potrebbe uscire e quindi vaporizzare, possibile, diciamo, criovulcanismo, vulcanismo in realtà che è generato da ghiaccio che emerge dalle profondità. All'epoca delle missioni della Galileo e anche della Cassini, quando è passata nel suo viaggio verso Saturno, non si è misurato nessuna attività vulcanica, però da Terra il telescopio spaziale in due occasioni ha misurato dei getti nel 2014 e nel 2016 che provenivano dalla superficie, e quindi si ritiene che in qualche maniera possa esserci qualche attività geologica, comunque, diciamo, di vulcanismo oppure di ghiaccio o qualcosa del genere. Quindi Europa potrebbe avere dei vulcani sul fondo dell'oceano simili a quelli che abbiamo noi, quindi che eruttano lava e che hanno attività vulcanica, magma, eccetera. Uno strato di ghiaccio e poi un secondo tipo di vulcanismo legato però all'attività del ghiaccio. Quindi potrebbe addirittura avere due tipi diversi, uno più profondo e uno superficiale. Però fino a poco tempo fa il principe, diciamo, degli oggetti ghiacciati è Encelado. Qualcheduno una volta mi aveva corretto dicendo che forse si doveva dire Encelado, poi sono andato a informarmi e ho sentito che si potrebbe dire in entrambi i modi. A me, perdonatemi, mi viene più comodo dire Encelado, quindi lo chiamerò Encelado. La missione Cassini è rimasta in orbita intorno a Saturno molti anni, ha fatto un sacco di misure, fotografie, ci ha dato moltissimi dati e risultati su questo satellite. È un satellite che ha appena 500 km di diametro. Ho messo sempre a fianco i dati della Luna, diciamo che è circa 7 volte più piccolo della Luna, quindi
è estremamente attivo, interessante, però stiamo parlando di un corpo molto piccolo. Questa è una delle immagini che ha fatto, diciamo, saltare un po' sulla sedia a tutti quanti, perché è la prova di attività di geyser che erano in eruzione attorno al polo sud di Encelado. Ne ha misurati più di 100 in eruzione, con pennacchi che si alzavano addirittura fino a 500 km di altezza. Questo non ci deve trarre in inganno: 500 km sono tanti per un pennacchio, però è anche vero che partono da un oggetto che è molto piccolo, quindi la sua gravità è piccola, quindi diciamo che è più facile avere un pennacchio che si alzi. Quindi, nelle fasi finali degli ultimi passaggi, prima che poi la sonda venisse pilotata per cadere su Saturno, si è proprio andati a cercare di attraversare questi geyser in maniera da non danneggiare la sonda, però per poter misurare diciamo, la composizione dei geyser, e si è misurato di tutto. Vedete, prima di tutto in gran parte vapore di acqua, il 90%, però dentro, addizionato a questo vapore d'acqua, c'era di tutto: c'era anidride carbonica, metano, propano, azoto, c'era un po' di tutto. Quindi anche qui si capisce che in profondità, nel cuore di Encelado, ci sono attività, diciamo, di processi chimici di varia natura, molto, molto complicati, molto elaborati. Si pensa che in realtà in profondità ci siano non ci sia un vero e proprio oceano, però forse è più probabile che ci siano come delle tasche di acqua, dei laghi di acqua liquida immersi in profondità, e di tanto in tanto, quando trovano la strada, possono attraversare la crosta ghiacciata sopra e quindi esplodere, vedere il getto del geyser. Nei geyser c'è molto sale, come cloruro di sodio, quindi come sale da cucina. Non si sa bene ad oggi, appunto, se questo è il segno, diciamo, l'impronta di un vecchio oceano, di un vecchio mare in profondità, oppure se è solo acqua intrappolata. Diciamo, speriamo di poter fare in futuro qualche altra missione, magari per studiarlo e saperlo un po' meglio. Ad oggi una risposta sicura non c'è. Torniamo indietro, intorno a Giove, e vediamo Ganimede. Ganimede è il satellite in assoluto più grande di tutto il sistema solare. Ha un diametro di 5.200 km, è meno denso, quindi è parecchio più grande della Luna, è meno denso, vedete, una densità circa 2, la Luna 3,3. Quindi ci dice che nel suo interno ci sono meno rocce, meno ferro, sicuramente c'è molto più ghiaccio che pesa di meno. Dimmi. Pesa di meno, diciamo che questo è perché c'è più ghiaccio. Ovviamente la composizione, se tu prendi il ferro è molto pesante in un certo spazio. La sua densità è alta, vuol dire che in un certo spazio c'è tanta massa, quindi pesa tanto. Se tu prendi un qualcosa di più leggero, tipo le piume, per fare la stessa quantità di peso devi prendere una quantità di piume enorme. Quindi il fatto che lui abbia una densità minore di quella della Luna vuol dire che è ricco di cose più leggere. Quindi occupa tanto spazio, quindi è molto grande, ma al suo interno ha delle cose leggere. E la cosa, diciamo, più leggera probabilmente è il ghiaccio di acqua, che pesa molto meno delle rocce, molto meno delle pietre, quindi dei silicati, dei metalli e così via.
La sua formazione è, diciamo, un po' un mistero, non sappiamo esattamente come si è formato, però oggi sappiamo che c'è tanta acqua, c'è tanto ghiaccio al suo interno. Vi dicevo che è molto grande, addirittura più grande di Mercurio, che Mercurio è un pianeta, Ganimede ha un diametro che è maggiore di Mercurio. Proprio per il fatto che è così grande, è vero che c'è tanto ghiaccio, però probabilmente c'è un nucleo roccioso fuso perché possiede un campo magnetico. Mentre il campo magnetico che abbiamo visto degli altri satelliti, come abbiamo visto Europa, sono la conseguenza del campo magnetico del pianeta, quindi di Giove, Ganimede è l'unico satellite che ha un suo campo magnetico, quindi non dipendente da quello di Giove. Poi, vabbè, interagisce con quello di Giove, però ne ha un campo che è indipendente. Sulla Terra il campo magnetico si ritiene che sia generato dalla presenza di rocce fuse, quindi di magma che sono in profondità. Quindi probabilmente Ganimede ha un nucleo caldo e fuso. Quindi questo qui è la struttura che si ritiene possa avere. Quindi grande quantità di ghiaccio in superficie, anche qui relativamente pochi segni di crateri, di impatti. Al di sotto un mare salato e poi all'interno un nucleo roccioso caldo e fuso, quindi un sistema sicuramente molto complesso. Mentre dall'esterno magari potremmo vedere solo un aspetto di un corpo ghiacciato e ritenere che sia un corpo morto, in realtà ha al suo interno una grande complessità. La differenza è che rispetto a Europa si pensa che l'oceano, mentre su Europa l'oceano in profondità, quindi l'acqua liquida, ha diretto contatto con la roccia, forse su Ganimede l'oceano non è così profondo da arrivare a essere a contatto con le rocce in profondità. È possibile che sia uno strato praticamente intermedio schiacciato fra ghiacci. Però, ecco, anche qui si sta studiando per capire se, ciò nonostante, alcune sostanze, alcuni elementi che derivano, diciamo, dall'attività interna di Ganimede potrebbero risalire e arrivare nel mare, quindi dando vita a, diciamo, una sorta di contaminazione che però potrebbe dar vita a molecole più complesse o attività chimica più complessa. Chi cerca la vita sta un po' cercando di capire se questo potrebbe in qualche maniera aiutare o sostenere la vita. Diciamo che forse è prematuro parlarne perché bisognerebbe conoscere un po' meglio l'interno. Un altro mare che abbiamo è su un altro satellite estremamente interessante. Siamo di nuovo in orbita intorno a Saturno e abbiamo Titano, che è poco più piccolo di Ganimede, 5.150 km di diametro. L'unico satellite che abbia una vera e propria atmosfera intorno. È talmente grande che ha un'atmosfera di metano e azoto intorno. Però vedete che anch'esso come densità è più basso, parecchio più basso di quella della Luna. Quindi anche qui probabilmente c'è una grossa quantità di ghiaccio e una minore quantità di rocce e di silicati. Potrebbe esserci appunto quindi un mare, un oceano al di sotto della superficie molto simile. Questo è stato dedotto perché se la crosta ghiacciata di Titano fosse fatta solo da ghiaccio solido, gli effetti di marea legati al fatto che è in orbita intorno
a Saturno, solleverebbero delle maree tutto sommato modeste, circa il terreno si solleverebbe di circa 1 metro. Invece la missione Cassini ha misurato che il suolo si solleva di circa 10 metri, quindi in qualche maniera la struttura è molto più flessibile di quello che sarebbe se fosse solo ghiaccio. Quindi anche qui si ritiene questo che sia un indizio quantomeno della presenza di un oceano in profondità. Quindi potrebbe esserci appunto, da quello che si sa, l'oceano, la crosta ghiacciata, il suolo è stato visto dalla sonda Huygens che è atterrata sulla superficie e più in profondità potrebbe esserci questo oceano. Visto che è così grande e dedotto dalla densità e quindi dalla quantità di materiale che c'è, dalle proporzioni di rocce e di ghiaccio, la quantità di acqua presente su Titano è questo numero qui, 2,5 seguito da un bel po' di zeri, 10 alla 22. Questo vuol dire che la quantità di acqua presente su Titano è circa 20 volte più grande della quantità d'acqua presente sulla Terra. Cioè, o meglio, dentro gli oceani della Terra. Quindi, potenzialmente, se ci vogliamo pensare, cioè, ci possiamo sbizzarrire con tutte le nostre fantasie. Quindi, Titano ospita due tipi di oceani, è l'unico oggetto nel sistema solare che conosciamo che ospita due tipi di mari. Quello che vi dicevo, mare di acqua, un oceano in profondità sotto la crosta ghiacciata, però c'è un altro tipo di mare sulla sua superficie, questa volta non fatto di acqua, ma fatto da idrocarburi, principalmente metano e etano. C'è un ciclo di piogge e come qui sulla superficie della Terra abbiamo il ciclo dell'acqua che è in atmosfera, crea le nuvole, le piogge e poi viene raccolta nei fiumi, nei laghi. Analogamente c'è qualcosa di simile anche su Titano, però questa volta fatto da idrocarburi, quindi piogge che sono metano e etano insieme. Quindi ha un mare di acqua nelle profondità e sulla superficie un mare di idrocarburi. C'è anche allo studio la possibilità di andare a visitare eventualmente qualcuno di questi con una futura missione di andare a esplorare questi laghi. Questa è una foto panoramica vista dalla sonda Huygens quando stava scendendo nel 2005, che quando è andata a posarsi sulla superficie di Titano, riprendeva il panorama che aveva attorno e qui si vedono chiaramente dei fiumi con le loro ramificazioni, con gli affluenti che confluiscono in una zona di costa dove c'è una specie di grande lago, non un vero e proprio mare, ma comunque laghi molto grandi. Degli ultime, diciamo, sorprese è venuta dall'esplorazione di Plutone. Finora è l'oggetto più lontano che abbiamo visitato e ci è apparso un mondo ricchissimo di ghiaccio, anch'esso. Addirittura c'è questa grande regione bianca, pianeggiante, che è stata chiamata Sputnik Planitia, che è un mare ghiacciato, tutto sommato, che è stato fotografato con grande dettaglio 3 anni fa dalla sonda New Horizons. Questa distesa di ghiaccio probabilmente si è formata a seguito di un impatto piuttosto violento che ha rotto la crosta ghiacciata superficiale e ha fatto emergere acqua liquida che era in profondità. Quindi, emergendo, quest'acqua liquida è andata a ricolmare il bacino di impatto che si era formato e poi è solidificata, si è ghiacciata. Il fatto che oggi non ci siano su questa superficie, non ci siano crateri,
ci dice che è una superficie relativamente recente e che nel tempo si rinnova. Ci sono dei solchi proprio come se fossero grandissimi iceberg ghiacciati fra di loro e bloccati. Da quello che si è misurato, ci sono blocchi di montagne vere e proprie che sono formate da ghiaccio di acqua che stanno galleggiando sopra un mare di ghiaccio di azoto. E quindi, siccome il ghiaccio di acqua è più leggero, sembra che sia un processo estremamente lento e lungo in cui questa superficie ghiacciata si trasforma e ha come fa una sorta di come le bolle dell'acqua della pentola che salgono e ridiscendono, analogamente con tempi molto lunghi, qui sembra ci sia un ciclo del ghiaccio di questo genere. Si ritiene appunto che ci sia una zona interna di rocce e poi una grande quantità di ghiaccio solido in profondità potrebbe esserci un oceano liquido anche qui. Questa qui è la struttura che probabilmente ha Plutone, all'interno la roccia, il mare di acqua e la crosta ghiacciata. Ora, alla fine praticamente di questo viaggio, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in questo disegno sono state riportate in scala gli oggetti del sistema solare con a fianco la loro goccia di acqua, diciamo, raccolta, prosciugata tutta e messa da parte. Vedete che partendo da oggetti più piccoli come Encelado e Dione, la quantità di acqua cresce, la Terra è molto grande, però la quantità di acqua è relativamente piccola, anche se per noi ovviamente è importantissima. Via via la quantità di ghiaccio e di acqua nelle regioni esterne del sistema solare è sempre maggiore e quando andiamo a vedere appunto i satelliti di Giove come Europa o Callisto Ganimede o comunque andiamo a vedere Plutone, Tritone di cui non abbiamo parlato ma che è un satellite di Nettuno e via via la quantità di ghiaccio è sempre maggiore. Addirittura, vedete, all'estremo Ganimede ha qui si ragiona in raggio, non in diametro, ha un raggio di 2600 km e se estraessimo l'acqua otterremo un oggetto grosso 2350 km. La Terra ha un raggio di 6300 km e se tirassimo fuori l'acqua non raggiungeremo i 700 km di raggio. L'interesse ovviamente è grande, nei prossimi anni dovrebbe partire la missione JUICE che andrà a esplorare i satelliti più esterni del sistema di Giove, principalmente appunto Europa, Ganimede e Callisto. Avrà un viaggio molto lungo perché è previsto che parta nel 2022 e che arrivi nel 2030, dopodiché per alcuni anni resterà in orbita a studiare il sistema di Giove. Se tutto andrà bene, nel 2033 entrerà in orbita intorno a Ganimede e quello sarà la prima volta che una sonda automatica andrà in orbita intorno a un satellite di un pianeta che non sia la Terra. L'unica sonde che sono andate in orbita intorno a un satellite sono quelle che sono andate in orbita intorno alla Luna. In questo caso sarà una sonda che prima studia il sistema giopiano e poi entra in orbita intorno a uno dei satelliti. Questo in un'ottica di studiare meglio i satelliti, avere più dati, avere più informazioni e vedere, cercare di capire appunto come sono fatti, che struttura hanno. Forse per un futuro di un'ottica di andare a
magari andare a esplorare direttamente uno di questi. Quindi dopo le missioni spaziali che ci sono state nel corso dei vari anni, ci siamo accorti che il Sistema Solare ha una grande varietà di oceani. Noi conoscevamo bene gli oceani terrestri, pensavamo che non ci fossero altri mari nel Sistema Solare al di là dei nostri. Invece abbiamo scoperto che non solo ci sono altri mari, ma soprattutto quelli più grandi sono proprio quelli che sono al di fuori della Terra, mentre quelli della Terra, tutto sommato, sono gli unici che conosciamo appunto in superficie con acqua liquida, ma non sono i mari più grandi. Il grosso mistero, il grosso dubbio è se questi mari che abbiamo scoperto in qualche maniera, in qualche misura, possano essere interessanti per la vita o la possano ospitare. Oggi non lo sappiamo, bisogna approfondire, però diciamo che per chi cerca la vita al di fuori della Terra, che pensava di cercarla magari solamente su Marte, ritenendolo il pianeta più simile, in realtà forse l'oggetto che dovrebbe studiare sarebbe qualche satellite dei pianeti più esterni. E lì forse ci sarebbero più possibilità rispetto a quelle che potrebbe trovare intorno a Marte. Quindi con questo concludo la presentazione, spero appunto di essere stato più o meno nei tempi, adattandolo alle esigenze. Se c'è un pochino di tempo, se avete domande, altrimenti... No, ma le domande diamo sempre. Ho qualche... volevo far vedere un paio di cose ancora. Allora, lasciamo un attimo, però... vediamo se ci sono domande da parte di... Oppure ho tolto completamente ogni curiosità. Allora, procedi. Procedo, allora. Giove si è scatenato con lampi e sette. Allora, una era... sono andato un po' veloce inizialmente sul discorso sistema solare esterno. Volevo farvi vedere un filmato. Ecco, ma perché adesso mi sono il monitor esteso. Allora, vi dicevo, il sistema solare esterno oggi lo conosciamo in un certo modo, ma non è sempre stato così. Allora, quando si è formato, i pianeti non erano nella posizione in cui sono oggi. Cioè, tutto il sistema solare esterno, e con esterno intendo Giove, Saturno, Urano, Nettuno e le comete che sono al di fuori, erano tutti molto più vicini al Sole. In quella zona in quella regione del sistema solare non avrebbero avuto abbastanza materiale per formarsi, quindi si sono formati più vicini. Però oggi appunto si sono spostati di molto. Allora, com'è che sono arrivati in quella posizione? Ovviamente nessuno di noi era presente, però sono state fatte molti studi e soprattutto simulazioni numeriche, appunto dicevo inizialmente dal gruppo di Morbidelli che è a Nizza. Questo è un video che fa vedere come il grande bombardamento tardivo si sia potuto avvenire e anche che cosa abbia comportato. Quindi io faccio partire, poi magari interrompo, soprattutto se trovo, ecco. Allora, fa vedere, questa qui l'orbita di Giove, di Saturno, quella, attenzione, Nettuno, qui interrompo, attenzione, fa vedere l'orbita di Giove, Saturno, avete visto Nettuno e Urano. Però oggi il sistema solare non è così, cioè, sappiamo che c'è prima Urano e poi Nettuno.
Attenzione, questa non è la certezza, è una ipotesi. Ci sono, diciamo, abbastanza indizi che Urano abbia potuto formarsi più lontano rispetto a Nettuno, cioè Nettuno forse era più interno nel sistema solare. Io una volta gli avevo chiesto direttamente a Morbidelli, mi ha detto: facciamo le analisi numeriche, facciamo le simulazioni, nel 50% dei casi ci viene fuori che Nettuno e Urano a un certo punto si scambiano l'orbita, e questo è lo sconvolgimento che probabilmente ha causato il grande bombardamento tardivo. Cioè, inizialmente qui in alto vedrete fra poco, quando scorre il tempo, scorrere i milioni di anni che andranno via velocissimi. Questa è la situazione iniziale, con la formazione dei pianeti che conosciamo in una zona più interna rispetto a quella di oggi. Al di là c'era tutta questa fascia di la fascia di Kuiper, che sono comete, corpi ghiacciati di varie dimensioni. Le comete di oggi che conosciamo sono relativamente piccole, di alcune pochi chilometri o alcune decine di chilometri. In realtà qui sicuramente c'erano corpi di svariate decine, centinaia di chilometri, forse anche qua, alcuni corpi di migliaia di chilometri. In grandissimo numero, di gran lunga maggiore rispetto a quello di oggi. Si parla di miliardi e miliardi di corpi. Qui vedete che il sistema solare in questo momento si è formato da 298 milioni di anni, e se avete notato, tutta questa zona verde degli oggetti della fascia di Kuiper ha già iniziato a espandersi un po', ad allontanarsi. Fra poco vedrete che queste che sono le orbite dei pianeti, che inizialmente sono pressoché circolari, vi sembrerà che inizino un po' a muoversi, a ballare, a distorcersi. Questo è proprio l'effetto che piano piano Saturno, per effetti di gravitazionali con Giove, ha iniziato lentamente ad allontanarsi, e circa 700 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare arriva nel momento in cui è in risonanza con Giove. Cioè Giove, ogni volta che Giove fa due rivoluzioni intorno al Sole, Saturno ne compie esattamente una. A quel punto i due corpi si trovano periodicamente in posizioni analoghe, e alla lunga l'orbita, soprattutto di Saturno, che è il corpo più piccolo, viene un pochino allungata, diventa più ellittica, e questo fa sì che nel momento in cui è più lontano dal Sole va praticamente a far risentire di più l'effetto sui pianeti che sono più esterni, a quel punto Nettuno e Urano, che a loro volta quindi iniziano a perturbare la propria orbita, e a un certo punto queste interferenze sono talmente forti che vanno a interferire con la fascia più esterna di Kuiper. Adesso andiamo avanti, vedete che il tempo scorre e vedete che iniziano a... qui il tempo viene rallentato, praticamente a un certo punto gli oggetti esterni, quindi Urano e Nettuno, si incontrano. Nettuno finisce in pieno nella fascia di Kuiper, perturba l'orbita di tutti quegli oggetti, ed è il momento in cui moltissimi vengono espulsi dal sistema solare, molti cadono verso la regione più interna e quindi arrivano a bombardarci. Vedete, qui il tempo rallenta, le orbite si incrociano a un certo momento, quella di Urano e Nettuno, poi alcuni milioni di anni dopo il sistema ritorna a riassestarsi in una situazione nuova, in cui appunto, se volete ve la faccio rivedere, ora che abbiamo fatto tutto il preambolo, si va ad assestare in una situazione in cui la fascia di Kuiper viene ripulita,
la fascia interna degli asteroidi anche viene ripulita in gran parte e il sistema si trova in una condizione più stabile con le orbite dei pianeti giganti molto allargate, molto ingrandite. Vedete che in un attimo le orbite si perturbano, si incrociano e la regione esterna a quel punto viene completamente svuotata. Quindi tutti gli oggetti che troviamo oggi, che sono numerosissimi comunque, sono migliaia e migliaia, se ne sono stati classificati più di 200.000 fra la regione degli asteroidi e la fascia di Kuiper, non è altro che una piccola traccia di quello che c'era in origine. Moltissimi di questi oggetti sono stati scagliati nella nube di Oort, quindi sono diventati o esterni al sistema solare o sono potenziali comete che di tanto in tanto possono ricadere nella zona interna del sistema solare. Molti sono stati scagliati sui vari pianeti, sui vari satelliti, per cui tutti i crateri, i vari impatti che vediamo sulla Luna, Mercurio, eccetera, in gran parte sono questi oggetti. E quindi, diciamo, il sistema solare in una zona, in un momento piuttosto concentrato di tempo ha avuto questo sconvolgimento che l'ha marcato proprio nettamente. Roberto? Sì, ma quindi la legge di Bode di antica memoria, quindi oggi viene considerata una coincidenza o c'è ancora qualche tentativo di riconoscerci una regolarità? No, da quello che so, diciamo, funziona abbastanza bene appunto fino a Urano, quasi Nettuno, in realtà poi forse un po' una coincidenza, non so se poi, diciamo, c'è proprio un rispecchia un qualche altro fenomeno che si può diciamo indicare in maniera semplice, con una formula abbastanza semplice, però forse è stata una fortuna, forse non lo so, a meno che ci sia proprio una questione di stabilità del sistema che gli imponga che i corpi grossi devono essere in certe posizioni per non disturbarsi. Perché poi dopo un miliardo di anni sostanzialmente il sistema assume la configurazione odierna. Sì, dopo questo cataclisma, diciamo pochi milioni di anni dopo si riassesta completamente e sconvolgimenti grossi non ne dovrebbero essere più accaduti. Altre domande? Dai. Ma anche nei pianeti rocciosi erano più vicini al Sole? Allora, i pianeti rocciosi un pochino forse sì, diciamo che però questo scusate. Allora, la domanda è se anche i pianeti rocciosi erano più vicini al Sole. Probabilmente i pianeti rocciosi fino a Marte più o meno si sono formati nella posizione in cui sono oggi. C'è qualcuno che pensa che forse Marte abbia potuto risentire un po' dell'influenza di Giove, che è molto più lontano, però era comunque il primo pianeta dall'esterno, da Giove verso la parte interna, quindi potrebbe aver risentito un pochino. Per esempio la Terra si ritiene che sia grosso modo sempre rimasta a questa distanza, sia formata qui e ci sia rimasta. E c'è un indizio indiretto nelle tracce del clima, no? Più o meno, a parte alcuni sconvolgimenti, alcuni momenti in cui forse la Terra è stata molto più fredda, però sostanzialmente il clima terrestre è rimasto abbastanza stabile per un tempo lunghissimo, perché se andiamo a vedere, diciamo, in circa da quando poi la Terra si è raffreddata, dopo, ecco, il bombardamento tardivo ha riscaldato e rifuso gran parte della superficie terrestre, per cui la temperatura è cresciuta molto, ma passato quel momento in cui la temperatura poi è scesa di nuovo, si ritiene che da 3,8 miliardi di anni, qualcosa del genere,
clima sia praticamente stabile. E questo ci dice che praticamente la Terra non si è spostata di molto. Questi grossi sconvolgimenti sono successi soprattutto sulla parte esterna del sistema solare. Radicalmente, cioè Urano e Nettuno hanno più che raddoppiato la loro distanza dal Sole, ecco. Cioè la migrazione planetaria che c'è stata, cioè lo spostamento lento delle orbite dei pianeti, l'allargamento, in certi casi appunto ha portato le orbite a diventare praticamente il doppio. Cioè Saturno oggi è a circa 10 unità astronomiche dal Sole, e ha un periodo di quasi 30 anni, 29 anni circa. Nel momento in cui c'è stato il bombardamento tardivo che aveva la risonanza 1 a 2 con Giove, il suo periodo era di circa 24 anni, qualcosa del genere, forse anche un pochino meno, perché forse Giove era ancora un pochino più interno. Quindi vuol dire che il periodo si è molto allungato, e vuol dire che il pianeta si è spostato su un'orbita parecchio più esterna. Altre domande? Beh, chiedo una cosa. Che temperatura c'è su questi su questi satelliti di Giove, di Saturno, che c'è il ghiaccio? Perché se il ghiaccio saranno almeno 50 sotto zero, penso. Sì, sì, diciamo, ovviamente più si va lontani, più le temperature scendono. L'ordine di grandezza, non, cioè è freddo perché non sono posti caldi, però l'ordine di grandezza più o meno tipico intorno agli 80, 100 sotto zero, 130, così. Quando si arriva su Plutone la temperatura superficiale è di gran lunga più bassa. Cioè su Plutone mi pare che siamo intorno ai 50 Kelvin, quindi siamo sui 220 sotto zero. Temperature molto più basse di quelle terrestri, diciamo. Sì, sì. Già quando arriviamo a Marte abbiamo temperature nettamente più basse delle nostre. Cioè tutti dicono Marte è più o meno quasi un gemello, in realtà è di gran lunga più freddo. Cioè Marte siamo intorno a meno 15, meno 20 tipicamente, con gli estremi che arrivano, dei poli che arrivano sugli 80-90 sotto zero. Difficilmente Marte ha alcune zone in cui la temperatura supera lo zero. Ho capito. Quindi da Giove in là siamo a temperature molto basse. Sì, sì. Marte non ha l'atmosfera, quindi non c'è effetto serra. La Terra è anche calda perché c'è una sorta di effetto serra. Il rischio che abbiamo noi oggi è che l'effetto serra innalzi troppo la temperatura del nostro pianeta. Quindi se si innalza poi troppo l'acqua evapora. Potrebbe fare la fine di Venere. E invece il fatto che l'acqua, l'ipotesi che ci sia l'oceano sotterraneo di acqua salata, ecco, dicono salata perché l'acqua salata è stata misurata, tipo in Encelado ci sono proprio sali, proprio cloruro perché di sodio. Hanno fatto lo spettro dei gas? Hanno proprio misurato. Cioè la Cassini è passata proprio attraverso il geyser, il getto del gas, quindi l'ha proprio misurato direttamente. Invece gli altri invece principalmente per l'analisi di quello che è ricaduto intorno a queste specie di geyser, no? Cioè il geyser fa il getto, gran parte del vapore se ne sfugge via, a terra tutta la sporcizia, tutte le impurità ricadono e sono tutto ciò che è stato misurato, poi dai vari colori, dallo spettro, eccetera, sono andate a cercare di ricostruire come, cioè di che cosa hanno trasportato dalle profondità. C'era un'immagine in cui si parlava di una crosta di ghiaccio, ce n'era una tetragonale, una esagonale. Diciamo che allora per noi il ghiaccio è sempre ghiaccio, no? In realtà
quando si va a temperature molto basse, le possibilità, cioè la formazione del ghiaccio, la struttura atomica si ridistribuisce in maniera diversa e si possono formare tipi di ghiaccio diverso, che è sempre ghiaccio, però con una struttura cristallina diversa, cioè chimicamente esattamente lo stesso, però con strutture diverse. Se in base alle temperature e alle pressioni si possono formare strutture diverse che poi hanno anche magari proprietà un po' diverse, non sono conosciutissime perché diciamo che non sono per noi familiari, però possono, il fatto che si formi il ghiaccio di un tipo anziché di un altro può avere una importanza. Questo qui soprattutto anche con le comete, perché si pensa che certe eruzioni che ci sono sulle comete, che sono oggetti molto piccoli, però hanno appunto a volte improvvisi mini esplosioni in cui hanno anche un picco di luminosità, si pensa che sia proprio al fatto che cambiando la temperatura, via via che si allontanano o si avvicinano al Sole, cambia proprio la struttura cristallina interna. Questo cambiamento, oltre che la consistenza, rilascia anche una certa quantità di energia. E quindi la transizione di una parte di ghiaccio da una struttura all'altra può creare dei geyser improvvisi e quindi dei picchi di luminosità. Quindi anche nei satelliti il fatto che ci sia il ghiaccio di un tipo o di un altro con strutture cristalline diverse poi può avere implicazioni sulla struttura interna del satellite. Volevo chiederle la presenza di acqua liquida a fronte di temperature così basse è dovuta alla pressione? C'è un misto, cioè in realtà non sono, cioè esternamente sì, sulla superficie la temperatura è bassissima, in profondità non è detto che lo sia così tanto. Perché, allora, più delle volte parliamo di acqua salata, quindi già con un punto di congelamento inferiore rispetto allo zero. Però, visto che andiamo a vedere acqua nelle profondità del satellite, e la gran parte di questi satelliti hanno al loro interno sorgenti di calore, perché hanno un nucleo, se non fuso, quantomeno caldo, quindi in profondità l'acqua può essere liquida perché è a temperature superiori a quella della superficie. Quindi ci sono, effettivamente, si ritiene che ci sia sorgenti abbastanza calde e quindi che quest'acqua in profondità sia a temperature paragonabili quantomeno alla nostra. Per cui sui satelliti di Galileiani ci saranno anche gli effetti di marea molto forti. Sì, sì, ma in effetti, a parte io, vabbè, che ha violentissimi attività vulcanica proprio legata all'effetto di Maria, Europa si ritiene che gran parte del calore derivi da effetti di Maria. Ha un'eccentricità molto piccola, praticamente ha un'orbita che è quasi perfettamente circolare, però quel poco di eccentricità che ha fa sì che in certi momenti sia un pochino più vicino a Giove, in certi momenti un pochino più lontano. Il fatto che abbia un movimento sincronizzato, cioè multiplo, con Io e Ganimede, fa sì che praticamente ci siano continuamente piccoli stiramenti di tutto il corpo, e questo rilascia calore. Quindi rilascia calore per appunto. L'effetto di marea è questo, si intende quando si parla di effetti mareali su questi satelliti, si intende proprio le deformazioni del corpo. Quindi deformandosi il corpo, insomma, il corpo si scalda, essendo costretto a comprimersi, a dilatarsi, per via della forza gravitazionale che cambia. Dovuta dal forte campo gravitazionale, dovuta a un pianeta gigantesco, appunto ciò. Quindi il riscaldamento interno è proprio dovuto al fatto che
qualche l'attrito dovuto a queste operazioni di deformazione plastica che rilasciano energia all'interno e quindi l'acqua è calda. Poi bisognerebbe anche vedere la pressione che c'è, perché sì. Il problema è che l'acqua nello spazio non può esistere in forma liquida perché non c'è sufficientemente pressione, ma lì siamo sotto. Quindi è come la pentola a pressione. Si possono realizzare pressioni maggiori. Se avete presente quelle palline antistress di gomma che vengono schiacciate, no? Per quando si è nervosi. L'effetto di marea su un satellite o anche su un pianeta, soprattutto su un satellite piccolo, ecco. Abbiamo proprio il modello 3D, abbiamo. È come continuamente stringerlo e schiacciarlo in questa maniera. E se si stringe e si procede per un po', tutto questo diventa calore che viene dissipato, un attrito interno. Quindi questo attrito è da calore. Quindi all'interno si genera calore che, se è sufficiente, può mantenere l'acqua allo stato liquido, o nel caso di, per esempio, io, può anche determinare delle eruzioni vulcaniche. L'interno è comunque fluido. Sembra un mega. Esattamente non si sa, si pensa che abbiano temperature paragonabili, non molto caldi, diciamo, più o meno potrebbero essere intorno allo zero, pochi gradi di più, pochi gradi di meno. Non da farci il bagno. Sì, forse non... I pinguini. Il cemento. Beh sì, i pinguini non avrebbero... Altre domande? Se non avete domande, vi ricordo sabato prossimo l'osservazione dell'ammasso della Vergine di Galassia, e qui all'osservatorio poco più avanti. Speriamo che smetta di piovere. Vabbè, se piove qualche cosa da raccontarvi la via. Ne parliamo solo, no? Guardiamo solo in fotografia. Esatto. Grazie. Volevo ringraziarti a nome di tutta l'associazione. Grazie dell'invito. Penso che possa essere, abbiamo parlato di tanti rimescolamenti delle acque che si prendono in superficie e che sicuramente questi rimescolamenti potrebbero portare, dare vita e creare della vita. Anche questi rimescolamenti culturali differenti, con questo vostro pindarico che no. Questi rimescolamenti in termini di esperienze tra gruppi differenti, speriamo che sia portatrice di nuovi entusiasmi per entrambe le associazioni. Ti ringrazio ancora. Mi pare che l'esperienza sia stata positiva, sia quando noi siamo venuti a raccontare qualcosa, forse quindi potremmo in forma minimale decidere di ripetere questa esperienza.